Buongiorno e benvenuti in un nuovo video challenge, ragazzi. Secondo me questa sarà la più. Sarò così io. Tipo, no, per chi me l'ha fatto fare? Tipo, arriverò a fine serata che dirò chi me l'ha fatto fare. Chi? Allora, oggi farò la challenge mangio per 24 ore come mia sorella. Da come starete vedendo già le clip, entrambe ha fatto lei il latte e caffè, perché ovviamente io prendo il caffè addolcificato con 3 gocce di dolcificante, invece lei ci mette, da come avete visto, un cucchiaino di zucchero. Quindi ho detto, visto che lo fai tu, lo devi fare tu. E poi per colazione lei si mangiava il cornetto Bauli, che ragazzi è andato stra bene perché lei di solito si mangia giusto o 4 biscotti e io stavo tipo no, speriamo che non scegli i biscotti, oppure il cornetto, quindi oppure tipo il pan brioche con la Nutella. Queste sono le sue 3 varianti, non cambia, più di questo non cambia. E se tipo io a volte faccio comunque le crepe, che a lei c'è un gusto di crepe che gli piacciono, allora sì, se ne mangia una, allora è così. Quindi vi faccio già vedere la differenza tra me e mia sorella. Vi farò vedere le clip di quello che mangerà lei, ma non mangerà insieme a noi, perché comunque aveva le sue cose da fare, quindi io oggi potevo farle qua. Lei aveva le cose da fare, non volevo disturbarla, perché comunque lei sta studiando, cose sue, eccetera, quindi non mi andava di darle fastidio. E secondo me mia sorella arriverà sempre a 1.300 calorie al giorno, io sono sicura. Comunque mia sorella è una ragazza come tutte le altre ragazze, che non si allena e che mangia un po' quello che gli cucina il genitore. Ovviamente questa è una delle sue tante giornate che fa. E niente, quindi ragazzi, io vi dico, godetevi il video. E ovviamente il cornetto mi ha proprio detto non mangiarlo così, perché io cornetto biscotti, non mangio un cornetto un biscotto se non lo inzuppo nel latte e caffè. Quindi raga, proprio dobbiamo mangiarlo così, eh? Scusatemi le mie condizioni, ma io sto morendo di sonno. Cioè, pensate che sono andata a dormire per vedermi una serie TV alle 5 di stamattina, e ero consapevole che alle 8 e mezza la sveglia suonava, quindi per dirvi. Eppure io non sono più abituata. Cioè, non lo so, con il dolcificante il sapore è completamente diverso da tipo un cucchiaino di zucchero. Cioè, ragazzi, è completamente diverso. Chi poteva fare un macello? Io! Eccolo qua, raga, cornetto Bauli. Questo anche senza zuccheri, quindi perfetto. Dimmi cosa sto combinando. Inzuppato, ma raga, sporcherò tutto e mia mamma mi ucciderà. Prima erano molto più buoni i cornetti della Bauli, o perché questo forse senza zucchero, boh. Scrivo pancake. Mi mancate. Quindi ragazzi, adesso mi finisco di bere il mio latte e il caffè e noi ci vediamo sicuramente dopo con il pranzo. Io mi sento già male. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. A dopo. Però ragazzi, devo dire una cosa molto positiva di queste 24 ore è che praticamente mia sorella, diciamo che mangia tutto quello che cucina mamma, perché anche lei ha un sacco di difetti con il cibo, anzi solo lei, devo dire la verità, in famiglia. E quindi oggi mangeremo pasta con zucchine, però con un po' di besciamella e pancetta. Quindi devo dire la verità che sono andata molto molto bene, però è ancora presto per mangiare perché mangeremo tipo tra 40 minuti e io sto morendo di fame, perché potete capire che il cornetto non è che mi ha saziato molto, ma vabbè. Eccoci qua con il pranzo che io vi ho fatto già vedere, infatti avete visto tutto prima, avete visto sia l'ora che i 2 piatti vicino, infatti perché mia sorella poi sediamo sempre vicino, quindi quello era il piatto suo. E adesso raga, io sto morendo di fame, non vedo l'ora di assaggiare. Mamma mia, raga, io non so come fa lei, faccina a me ha fatto, era tipo mezzogiorno, io così no, ma io sto morendo di fame, non ne posso più. Infatti lei ha fatto, ah, veramente, io sto bene, io non ho fame così. La vedo male.
buonissimo. Poi con le zucchine di nonna, dell'orto di nonna, è tutta un'altra cosa. Eccezionale. Poi il tocco di besciamella. Infatti pensate che per 5 persone mamma ha messo giusto 2 cucchiai di besciamella, quindi poco, però al punto giusto, mi piace tantissimo. Che nell'ultimo periodo la sta facendo spesso così, perché mia sorella non ce la fa più a mangiare solo pasta e zucchine, quindi mamma ha aggiunto la besciamella, un po' di pancetta, però io non l'avevo mai mangiata perché comunque sapete che mi cucino io, e quindi è la prima volta che io la provo e devo dire che è promossa. Infatti spesso nei miei cheat day mi dite: mamma mia, ma tu hai la possibilità di mangiare altro nei cheat day e ti cucini tu, ti fai la pasta tu? Sì raga, perché non mi capita mai, cioè non mi capita tutti i giorni di mangiare una pasta così buona con il condimento, perché si sa raga che il condimento fa la sua parte, quindi io mangio sempre, non dico proprio asciutto, però si sa, non come mangiano i miei, quindi quando ci sono dei cheat day o delle challenge del genere io ne approfitto proprio, perché mi fanno impazzire queste cose. E quindi invece di prediligere a pranzo nei miei cheat day un fast food, io preferisco mangiare comunque del buon cibo. Sì, ok, ci può stare qualche grasso in più, però almeno ho mangiato qualcosa di sostanzioso e sicuramente, diciamo, di più salutare rispetto a un fast food. Chi mi conosce lo sa che io amo mangiare, ma amo anche cucinare, quindi con tanto dispiacere dico che anche il pranzo è finito. Piango. Che adesso non so se oggi faremo la merenda, ma ho i miei dubbi. Quindi vabbè, noi ci vediamo direttamente con il prossimo pasto, che non so se è la merenda oppure la cena. 17:07, raga, devo documentare questo momento che mia sorella mi sta per preparare la merenda. Allora raga, merenda molto complicata da preparare. Allora, yogurt bifidus, questo qua con le noci, mamma mia raga è buonissimo, lo trovate all'Eurospin. E poi dentro ci andrò a mettere i cornflakes. Allora raga, questo sarà un momento unico nella mia vita, quindi bisogna documentare. Cioè raga, io non ci posso pensare che lo sta facendo veramente. Allora raga, bene, assaggiamo. Buona, solo che è troppo dolce. La merenda è andata. Comunque vi dico che sto contando le calorie, ma giusto per vedere anche, sono curiosa. Il pranzo, ci siamo fermati a pranzo, che erano 777 calorie. Assai. Quindi io penso che io, pochissimo, cioè, penso che una mia colazione è 400 calorie, ma lo so io che non sto bene, ma poco. Però vabbè, comunque raga, rapportato alla persona che non si allena, ha una vita abbastanza comunque sedentaria perché studia eccetera, cioè 700 sono poche, assolutamente no, penso che a fine serata arriviamo 1200, 1300, va? È poco. No, vabbè, rapportato, perché comunque non sei una sportiva, non ti alleni, meno cavolo, però va bene così, ma quella così, ma sono tante, c'è quel cornetto, sto ancora pensando al cornetto di stamattina. Ho detto vabbè sì dai, una bella colazione, io tutta contenta, tutta convinta, ma ci metti la Nutella dentro? No, no, senza Nutella. Io così, ah, ok. No, ultimamente non la sto toccando più. Vabbè. E quindi niente, noi ci diamo direttamente anche risi alla nostra povera cena. No, Noelia. Di questa sera. A dopo.
eccoci qua con l'ultimo pasto di questa giornata, poi dopo faremo il conteggio. Allora, stasera abbiamo due cotolette di petto di pollo impanate con mozzarella, queste di bufala, con il prosciutto crudo, che dopo quando lo taglio vi faccio vedere, un po' di maionese e le patatine fritte. Allora, la verità è che mia sorella parte leggera e poi così, però come vi ho detto, la sua alimentazione cambia sempre in base a come si sente alla giornata, lei così mangia. Ci sono giornate in cui mangia così, giornate in cui mangia bene, giornate in cui mangia poco, giornate in cui gli vengono gli attacchi di fame, e anche lei è una persona normale. Infatti prima non so se manterrò il nostro discorso fuori, che stavamo scherzando, perché lei lo fa sempre, ogni cosa fa, ma sono tante, ma sono poche, ma come mangio, ma così, mi servono più proteine, mi servono più carboidrati, mi servono più grassi, ma cose che quota, mi fa sempre un sacco di domande. Quindi ho voluto anche rimanere, infatti penso che rimarrò, la nostra conversazione, perché farà sicuramente ridere. E infatti sì, ok, le calorie possono essere apportate comunque in base al suo stile di vita, perché penso che all'incirca staremo sulle 1.400, 1.300 oggi, però dopo facciamo il conteggio e ve lo dico, ma voi già starete vedendo, perché alla fine di ogni pasto ve lo dico. Ovviamente quello che cambia, le calorie possono essere queste, ma quello che cambia sono proprio i macronutrienti e i micronutrienti. Mia fratella proprio con la frutta sta litigata, con la verdura sta litigata. Quindi vabbè, ma non stiamo qui a parlare della sua propria cosa, però ci tengo a specificare pure, perché prima io mi sono soffermata più che altro sulle calorie per non andare oltre, altrimenti impazziva mia sorella. Però comunque da oggi non è che ha un bilancio così bello, ovviamente, però a lei non interessa, quindi va bene così, cioè ognuno è libero di fare ciò che vuole. Per me questa è stata solo una challenge sfiziosa, proprio per provare la sua alimentazione, perché l'abbiamo sempre detto, ma non l'ho mai fatto, invece oggi è arrivato proprio il momento di farlo. Vi faccio vedere le cotolette all'interno proprio come sono. Sono così. Comunque, se non le avete mai provate, sono molto molto buone. È da una vita che non mangiavo la cotoletta in questo modo, che bontà. E anche la maionese. Già lo so che riceverò tipo un paio di commenti: oh mio Dio, tua sorella mangia malissimo, oh mio Dio, tipo che usciranno tutti i nutrizionisti. Mamma mia, raga, evitatevi, prego. Allora, raga, io ovviamente ho fatto un calcolo molto approssimativo, perché comunque non visto che non le ho fatte io le cotolette, non sapendo, e infatti mi sono dimenticata di metterci la farcitura delle cotolette, quindi aspettate. Quindi ho fatto tutto un calcolo approssimativo in base ad occhio, perché io che calcolo da un po' ad occhio me ne esco sempre. In totale della nostra giornata per oggi è 1.652 calorie. Però sinceramente io spero di aver fatto bene i calcoli, perché specialmente col pranzo sono andata molto ad occhio e penso di aver fatto bene. La stessa cosa a cena, sono andata sempre un po' ad occhio. Quindi diciamo che all'incirca, va, se tanto vogliamo fare, mettiamo 1.500, togliamoci le 652, quindi un 1.500. Quindi bene o male, cioè, è giusto per una persona come lei. Proteine 109, perché ovviamente ci ha salvato il petto di pollo delle cotolette. Poi carboidrati 163, grassi 64, è altino per rapportato comunque. Cioè, pensate che la mia quota su 1.800 è sui 50-55 di grassi, quindi che dirvi, però su 1.800 calorie. E ovviamente anche grassi saturi molto alti, poi vabbè anche altro. E quindi niente, vabbè, ovviamente lei fa, non fa sempre questa alimentazione tutti i giorni, ovviamente varia sempre, poi non è una sportiva, già abbiamo detto tutto prima. E quindi niente, noi ci vediamo, però ci tenevo a specificare, perché dopo ci sono sempre quelle persone che rompono le palle sotto i video con dei commenti più inutili, quindi evitateli. E quindi però se li volete scrivere vi metto anche un cuoricino, un po' like, così vi saluto e buonanotte. E quindi niente, ragazzi, noi ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo passo di questa challenge delle 24 ore.
Eccoci qua con l'ultimo passo di questa 24 ore e quindi ovviamente stamattina biscotti, ovviamente inzuppati nel latte rigorosamente. Questi qua sono dei frullini della Enerzona, Enerzona, sì, oh. Questi qua che li trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è giù a 0,10. Questi frullini sono la fine del mondo, sono al gusto cocco e ragazzi si sente proprio Dio, sanno proprio di cocco. Ovviamente latte e caffè come ieri, il nostro zuppo, a parte che sono piccolissimi però. Sono buoni. Sente proprio le scaglie di cocco, si sentono. Guardate che questi frullini hanno 11 grammi di proteine. Sono proteici questi qua, sono proprio buoni. Anche la colazione è andata, io spero che questo video delle 24 ore vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!